La bellezza di internet è che è modellabile, progettabile, ci puoi fare tante cose, purché tu sappia farlo. Allora il problema è questo. Se noi accettiamo le piattaforme come sono fatte, con i sistemi incentivati che hanno, con i modi di discussione che propongono di tenere, otterremo dei comportamenti. Se pensiamo di poter creare nuove piattaforme, nuove modalità di utilizzo, nuove comunità, otterremo diversi tipi di comportamenti. L'obiettivo chiaro, forte, è quello di non lasciare indietro nessuno, che la partecipazione sia informata, civica, consapevole. Questo non significa dichiararlo, significa lavorare per ottenerlo. E così come è stato possibile mettere insieme 1,5 miliardi di persone a chiacchierare su Facebook, non si vede perché non si possa mettere insieme un sacco di gente a deliberare su cose civiche, che invece di portare le persone a parlarsi perché si piacciono, portino le persone a informarsi perché hanno qualcosa in comune da decidere.